Ho bisogno di una risposta, sole che scanella tempesta, non rinchiuderti in una stanza e trova fuori la tua certezza, ma ho paura che possa perdersi questo bisogno di amarti, ma non come vuoi tu, completare i tuoi gesti, spegnerti la TV, questo senso di niente passa se ci sei tu. Quanto costa averti dentro, come l'immenso, lo stesso è diverso, tutto questo sei tu. Questa è una delle canzoni che cantavo più spesso tempo fa ed è interessante comparare i miglioramenti nel corso del tempo che ci sono stati. E io li sento, nel senso che prima la voce era molto più di gola, molto meno. Ed è un po' quello di cui andremo a parlare oggi. Cioè, com'è che ho imparato a gestire la voce? Voglio il mio chai latte. What the fuck? Ma perché? Chai latte recuperato. Ora mi dirigo a Central Park perché oggi è un episodio dedicato alla musica. Ho un sacco di cose da raccontarvi ancora e qui il tempo scorre, quindi se non avete visto gli scorsi episodi vi lascio la playlist in descrizione. Guardateli perché altrimenti non capirete nulla di quello che sto per dirvi. Come vi ho detto nello scorso episodio, una delle prime persone a cui ho raccontato il progetto è il mio amico Eugenio. Eugenio mi ha dato un sacco di consigli molto utili e molto interessanti. Io durante quella conversazione gli ho chiesto se mi poteva consigliare un vocal coach, qualcuno da cui andare e farmi spiegare come gestire effettivamente la mia voce. E lui mi ha lasciato il contatto di Danila Satragno, che è effettivamente tuttora la mia vocal coach. Danila è una vocal coach veramente molto brava, lavora con tantissimi artisti italiani, tra cui Maneskin, ancora da prima che fossero effettivamente a Sanremo, il che è molto divertente, ma soprattutto ha lavorato anche con Alessandro Gastube e quando l'abbiamo scoperto gli ha detto ma non è possibile e anche lui mi ha confermato che lei è effettivamente veramente molto brava. L'aveva conosciuta quando studiava a Cuneo, lei per un periodo ha insegnato lì. Questi collegamenti mi mandano sempre fuori di testa. Comunque abbiamo iniziato con la prima lezione e non avevo idea di come sarebbe effettivamente stato. Siamo partiti chiaramente dal respiro, dal diaframma. Io ho fatto anni di teatro, di questo ne parleremo poi più avanti perché è importante, ma e quindi un po' di basi sulla respirazione le avevo, le abbiamo riviste e mi sono rimesso a riapplicarle. Da lì poi siamo andati sull'intonazione, su mille sfaccettature che ha la voce, è veramente un argomento infinito. Ma quello che voglio dirvi è che studiare qualsiasi cosa in realtà, ma in questo caso la musica, è proprio come quando trovi un libro interessante e dici su un argomento particolare, dici ah, lo compro. Lo compri, ti arriva e ti senti soddisfatto perché hai fatto l'acquisto e dici ah, bene, tutto a posto e poi non lo leggi. Tendiamo a fare spesso questa cosa e anche in questo caso dici vabbè, ho un buon vocal coach, ci sto lavorando e questo è quanto. No, nel senso che certo, lei mi spiega, mi racconta, mi fa fare gli esercizi, mi lascia cose da fare durante la settimana, ma la canzone di Friends volo. Ma il vero lavoro arriva poi dopo, ovvero quando non sono a lezione e devo applicare quello che ho imparato facendo esercizi, ma soprattutto cercando di applicare quello che imparo e quello che mi spiega alle canzoni. Questo è sempre stato il mio modo di affrontare la vita, cioè applicando quello che imparavo. Ormai è un anno e mezzo che sto studiando con lei, mi trovo benissimo, è una persona splendida anche a livello umano, che per me comunque è molto importante. E tra l'altro tutte queste lezioni le abbiamo fatte online per via della pandemia e adesso da quando tornerò le faremo ovviamente di persona. Finalmente, però ecco, nonostante la pandemia, nonostante tutto, se volete fare qualcosa,
il modo si trova sempre. Ovviamente non esiste solo la parte vocale, però, in un pezzo, almeno non per me. Mio Dio, che spettacolo! Cioè, mamma mia. È un lavoro di gruppo, serve anche uno strumento. Io sono un perfezionista, mi piace gestire le cose a 360 gradi e quindi mi interessa imparare anche a suonare. Ci sono cantanti che preferiscono dedicarsi alla voce e lasciar fare la parte musicale ad altre persone, va benissimo così. Io voglio avere la possibilità di poter, ne sento il bisogno, è una necessità che ho, parte da lì, come al solito. E quindi voglio imparare anche a farlo nel modo giusto. Perché proprio il pianoforte? Perché ci sono due motivi. Credo sia, numero uno, lo strumento che al meglio rappresenta a livello melodico, a livello di suono, quello che io voglio raccontare. E numero due, mi piace molto per quanto io sia partito con la chitarra. I miei primi video, le mie prime cover le ho fatte con la chitarra e il primissimo video che ho mai caricato su questo canale, la base che sentite suonata, è suonata da me alla chitarra, effettivamente. Non è nulla di che, però stavo cominciando a imparare, a sperimentare. Ho scritto tra l'altro una canzone a chitarra per ora, che mi piace, che non vi farò sentire oggi, ed è una canzone molto profonda, a cui tengo tantissimo, mi piace veramente un sacco e ha tantissimi elementi molto importanti. Si chiama 23, ma non è questo il momento di farvela sentire, arriverà più avanti. Vorrei sapere se c'è una parte che resta in questa parte di noi. Io vorrei solo averti anche col senno di poi. Tutto quello che sentite rispetto a quando suono il pianoforte è tutta roba che ho imparato da autodidatta, completamente da solo. E sai che non mi sento importante, anzi sono fragile. Sperimentando tantissimo. Molto banalmente questo. Alcuni di voi appunto mi hanno chiesto dove hai imparato. A parte che non ho imparato, perché non è ancora neanche lontanamente al livello a cui vorrei arrivare. New York, il vento un po' meno per favore. Un po' meno. No. Però appunto molto banalmente ho questa voglia, questa necessità di suonare, di far uscire determinate cose. E quindi mi sono messo lì dal giorno uno a cercare da solo di imparare a capire come mettere le mani, come muovere le cose, guardando un po' di video, sì, ma sperimentando poi tantissimo. Cioè sta lì la parte fondamentale. Necessità e quindi sperimentazione e quindi un po' di robe poi le sai fare. Ho bisogno tantissimo di imparare, di lavorarci ancora. Una cosa che mi dice sempre Andrea è che la musica ha tre elementi fondamentali, che sono melodia, armonia e ritmo. Ad esempio, in questo caso, tu vai a tempo. Qual è il problema, se così vogliamo definirlo, di questa esecuzione? La base su cui tu canti di piano segue la ritmica della voce. Tu prima hai fatto l'esempio delle due mani che battono una in un modo e una nell'altra. Ed è questo il discorso, cioè nel senso che suonare e cantare sono due cose che dovrebbero andare in maniera indipendente. Poi possono lavorare insieme e possono variare. Però ad esempio in questo caso tu per la maggior parte del tempo della canzone, quello in mezzo, tieni un tempo molto semplice, che è quello del batter, che è ta 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 ta. A volte quando fai degli accenti con la voce, ma questo è naturale, ti viene a fare ta 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 ta, cioè segui col piano gli accenti che dai con la voce. E quello è solamente un discorso di coordinazione. È un po' questo il discorso. Ed è una roba che devo imparare a fare ed è molto difficile. Ed è per questo che da gennaio comincerò a studiare effettivamente pianoforte, quindi con delle lezioni fisiche che mi permetteranno di migliorare tutto questo. Ora, non sapete quanto amo esplorare Central Park, perché trovi degli scorci veramente meravigliosi. Quindi sì, sicuramente ho fatto qualche miglioramento nel corso del tempo, ma c'è ancora tantissimo lavoro da fare. Ora vorrei dedicare quest'ultima parte del video a mio fratello Tommaso. Ha 7 anni meno di me e fin da quando eravamo piccoli siamo sempre stati molto legati, siamo sempre andati estremamente d'accordo. Da piccoli giravamo anche insieme video divertenti per mandarli a Paperissima. Il nostro sogno era di finire in onda a Paperissima Sprint. Chiaramente con 7 anni di differenza non è mai stato facile interagire su tutto. Però adesso che lui ha 18 anni e io ne ho 25, riusciamo ad andare ancora più d'accordo e a discutere di qualsiasi cosa. E lui è la quarta persona a cui ho raccontato questo progetto della musica. Probabilmente è stata la primissima in realtà, ma non l'ho messa nell'altro video perché ci tenevo a dedicare una parte apposta. Perché lui ha iniziato a sperimentare con la musica prima di me.
imparando tutto quanto totalmente da solo. Ha imparato a suonare la chitarra, l'ukulele, pure il pianoforte adesso. Ha una naturalezza nel farlo che io non ho, ad esempio. Cioè, sul video le robe mi vengono in maniera molto più naturale. Sulla musica ci metto un po' di più. Mentre per lui è proprio... Tira un cocktail con chi dormi stanotte, lo capirai soltanto se lo butti giù. E ho seguito tutto il percorso che sta facendo senza praticamente mai interferire o toccare quello che sta creando da solo. Certo che gli do consigli, do un'occhiata a quello che fa, cerco di fare attenzione anche perché è un mondo molto particolare, ok? Non è facile, pieno di squali. Vi sto dicendo questo perché io dico sempre che dovete mettervi in gioco e realizzare quello che vorreste fare nella vita. E tra l'altro ha appena fatto uscire il suo primo singolo, veramente molto bello, lo sto ascoltando da mesi perché me l'aveva ovviamente già fatto sentire, però averlo adesso su Spotify, e tutto questo ha fatto da solo, cioè si è trovato qualcuno che effettivamente gli permettesse di far uscire il disco, un'etichetta indipendente, delle persone con cui collaborare, dei produttori con cui realizzare i pezzi che sta incidendo pian piano, tutto con i suoi soldi. Veramente non potrei che essere più orgoglioso. Se volete sentire il pezzo, tra l'altro, ve lo lascio in descrizione. Quindi Tommy, buona fortuna con la tua avventura, e noi invece con la nostra abbiamo ancora un sacco di cose da sviscerare, da capire, da raccontare, perché non c'è solo il lato artistico in questo mondo, ma c'è molto altro. Prossimo episodio però.